Questa stessa l'Italia la potete riconoscere dal pettorale numero 4, la Norvegia pettorale numero 1, la Svezia 2, la Finlandia 3, sono le posizioni con le quali si piazzarono queste squadre alle Olimpiadi di Calgary. Spettacolare lancio in una spianata finalmente baciata dal sole qui all'Esesi. Dopo due giorni di neve, una neve splendida, potrete notare anche il paesaggio fra poco, che è davvero ideale per una gara di fondo. Un premio per le migliaia di tifosi giunti dall'Italia che fra poco vedrete sugli spalti di neve, giunti soprattutto per assistere, hanno consigliato il direttore tecnico della squadra italiana Vanoi, d'intesa con il direttore agonistico Agista, a mantenere ancora un po' in frigorifero, possiamo dire così, il più vecchio della squadra, del dott compirà Terry Langley, il norvegese che è rimasto escluso dalle ultime due prove dopo la prima, dopo la medaglia di bronzo. Ecco, con il pettorale 4 il nostro primo frazionista Giuseppe Pugliese. Langley, vi dicevo, è stato proiettato di nuovo. E intanto la Svezia in terza posizione con Jan Ottosson, in quarta posizione la Cecoslovacchia con Radi Vinic, in quinta posizione ecco il nostro Giuseppe Pugliese. Pettorale numero 4, vi ricordo, per il nostro Pugliese, che è sempre lì, è sulla scia del finlandese di Mika Kuusisto e non perde per ora. Terroi, Ljubov, Jegorova se ne sono andate. Rimane in coda questo convoglio di 6 atleti, molto bello, in testa il norvegese, in seconda posizione la Confederazione Stati Indipendenti, quindi l'ex Unione Sovietica, al rappresentante delle squadre più forti in questo momento. Vi ho detto, l'Italia nella scala mondiale in questo momento si presenta alla staffetta che stiamo per la data olimpica per dividere le Olimpiadi invernali da quelle estive. Ed ecco allora che la Norvegia aumenta il 8 sono più anziano di Langley, 5 anni in più, 32 anni per Ottosson, 27 per Langley. Ora vedete che in terza battuta sta arrivando il finlandese Kuusisto, dietro di lui il rappresentante della Confederazione Stati della Confederazione Dipendenti Kirilov. Stati Indipendenti e Italia. Pugliese sta recuperando qualche cosa, ha perso terreno all'attacco dell'ultima salita quando Langley ha innestato il vantaggio dei due uomini di testa sul finlandese, sono soltanto 4-5 secondi e ora vediamo se ci indicano anche il distacco del sovietico, ex sovietico, che dovrebbe precedere l'italiano, il rappresentante della Confederazione degli Stati Indipendenti con Giuseppe Pugliese. Pugliese si mantiene in quinta posizione a una ventina di secondi di ritardo dai due battistrada ed ecco che ancora la Svezia che fa l'andatura in questo ultimo tratto, Svezia e Norvegia, leggermente avvantaggiata la Norvegia, Finlandia, il terzetto scandinavo non si smentisce, frazione. Parte Smirnov e parte anche l'Italia, Albarello Smirnov, una sfida non nuova, e adesso il momento verità per Marco Albarello. Dagli Stati Uniti. Adesso vedete la Norvegia come riesce a condurre sempre in testa, però con il numero 2 Maybach e il numero 3 Kirsveniemi riescono a stargli attaccato. Questo è il momento cruciale dove Maybach perde praticamente le ruote e Ulvak se ne va. Questo è il momento cruciale della gara. Da questo momento per la Norvegia sarà solo ed esclusivamente una marcia trionfale, mentre invece la Svezia rimane subito indietro, evidentemente Maybach aveva degli sci che non andavano avanti e Kirsveniemi riesce a mantenere abbastanza contenuto il distacco dalla Norvegia e lancia Rasanen. Quindi prima la Norvegia, primo passo patinato, quindi a terza c'è Schielder per la Norvegia. È atteso per quanto riguarda l'Italia da Silvio Fauner. Ora abbiamo la possibilità di verificare il ritardo autentico, guardate, poco più di 20 secondi, era partito, vi ricordo, con un ritardo di un primo e due secondi nei confronti della Norvegia. Grande recupero di Vanzetta dopo aver scavalcato questo atleta, il finlandese, che si trovava al secondo posto dopo aver raggiunto anche il rappresentante della Confederazione degli Stati Indipendenti che era terzo. Ora Vanzetta sta guidando la caccia alla staffetta norvegese che è naturalmente la numero uno nel pronome, a un certo punto al passo della Norvegia.
1 minuto e 38 per la Svezia. Vi ricordo soltanto poco... Inizio di Coppa del Mondo, sempre in testa, sono in testa in Coppa del Mondo. Comunque Giorgio sta facendo una gara superlativa, ha dettato lui tutto il ritmo per tutto il secondo giro, adesso sta ancora tirando procuro, infatti sta... Il proprio compagno di inseguimento, vale dire l'ex sovietico Botvinov, e sta per apprestarsi a dare il cambio al suo compagno, ultimissimo trattorista italiano Silvio Fauner, con un vantaggio direi di grande speranza nei confronti della stessa Norvegia, che spara ora in pista Bjørn Dæhlie. Primo cambio quindi per la Norvegia con Bjørn Dæhlie, che ha il 6 secondi, perciò è andato veramente troppo forte. Sì, Giorgio. L'Italia cambia quindi con 25 secondi. Al terzo cambio c'è la Confederazione Stati Norvegia, Italia, Confederazione Stati Indipendenti. Perché Mogren adesso è 1.35, però bisogna fare attenzione a un minuto. A vantaggio di entrambi in quanto è un confronto diretto, mentre davanti il norvegese è solo, ma va detto che Bjørn Dæhlie non ha certo bisogno di riferimenti né di stimoli per andare fortissimo, come è andato anche in queste Olimpiadi. Da Ulvang, davvero formidabile Ulvang, nel periodo non collegato abbiamo assistito ad una progressione di Ulvang in salita con il nostro Albarello, che tentava di limitare recupero di Mogren. Comunque volevo tornare su questo sport, perché sinceramente in discesa tante volte c'è tanta componente di fortuna. C'è soltanto, come dice Albarello, da considerare ancora il pericolo Mogren. Eccolo il pericolo Mogren, ma mi pare non lo vedo tanto brillante. Andando in maniera dirompente. Non lo vedo tanto brillante, comunque non c'è mai da fidarsi, perché lui il secondo giro riesce magari a, come dico, l'azzecco della sciolina e degli sci. E l'importante è azzeccarla al momento giusto. Oggi scivolava un po' indietro al secondo giro, se no riuscivo a tenere Smirno, ma comunque siamo andati benissimo. Adesso vediamo che Silvio sta staccando il russo, perché il russo sinceramente non penso che sia all'altezza di Silvio. E Fauner riesca a mantenere questa seconda posizione, finlandese e né del russo, ma ho paura sinceramente di Mogren. Mogren che era staccato di un... è la Confederazione Stati Indipendenti. Avete intravisto il dato Mogren alle spalle già dell'ex Unione Sovietica, un ritardo di 1.43. Questo quindi sta arrivando, cosa il dici? Finlandese. Siamo abbastanza tranquilli a questo punto? Taglie, o quella d'argento o quella di bronzo, speriamo che sia quella di bronzo e basta. Il che significa che Mogren dovrebbe riuscire nelle previsioni di Albarello, a giovane di te, che vi conforta, avete dei ricambi piuttosto validi alle spalle. Attenzione, una caduta del concorrente cecoslovacco, il quale tuttavia non era e che aveva cambiato, vi ricordo, con 26 secondi di distacco, eccolo Fauner, chilometri. E attenzione, la Finlandia è ancora in terza posizione, ma dobbiamo attenderci, come gli stati dipendenti Prokhorov e Totti Mogren per la Svezia sta proseguendo nel suo assalto alla zona medaglia. Ari Isometsä, che sta resistendo molto bene a Totti Mogren, che da un po' sta respirando dietro al finlandese. Mogren ha superato 3 avversari nella sua frazione e ora naturalmente sta solo aspettando il momento utile per passare, perché ha tirato tanto lui dietro per prendere il finlandese. Ormai noi siamo più di 45 secondi. L'Italia si era piazzata al quarto posto e al quinto posto va detto che nella precedente staffetta, unica ancora disputata in Coppa del Mondo, prima si era piazzata al sesto, terzo posto ottenuto nel lontano 37, un altro terzo posto nel 39, ancora una terza d'oro nella 4x10 maschile, una prestazione di altissimo livello tecnico, altamente godibile da parte di coloro che seguono lo sci di fondo in assoluto, al di là e al di sopra delle bandiere. Bjørn Dæhlie si rende protagonista del primo arrivo in retromarcia, un tentativo di spettacolo che naturalmente fa interamente in queste Olimpiadi. La medaglia d'argento va a coronare questa progressione fantastica della formazione italiana e in modo particolare di Silvio Fauner, il quale posto a confronto con campioni come Bjørn Dæhlie, Torgi Mogren, Jari Isometsä, Alexei Prokhorov, Andreas Ringhofer, Vaclav Korunga ha saputo resistere e ora va a cogliere questo splendido secondo posto che era davvero illusione soltanto questa mattina. Correvamo al massimo, si correva al massimo per una medaglia di bronzo, abbiamo raccolto una medaglia d'argento e ora sta partendo Isometsä, finlandese, per tentare di contendere al grande Torgi Mogren la medaglia di bronzo. Uno sprint ciclistico per la Svezia e per la Finlandia per la medaglia di bronzo, e sembra essere in vantaggio il finlandese. Mogren non ce la fa,
la medaglia di bronzo va alla Finlandia, al quarto posto la Svezia, quindi al primo posto una fantastica Norvegia, al secondo posto un aumento di un poderoso Torni Mogren che ha pagato sul traguardo rimettendoci anche alla medaglia di bronzo uno sforzo enorme prodotto proprio nel tentativo di andare sulla scia degli italiani. Una staffetta d'argento.